Oddio, ma cosa è successo alla roba di Brossazza? Ma è diventata tutta cinese! Sapete cosa ho appena detto? Che è uscita l'offerta di Kenji! Finalmente! Allora, 29,99 €? Potrei aver cambiato idea. Non la voglio più. Ma sarà la ruota del sì e del no a scegliere se andrò a shoppare Kenji. Forse ci sono un po' più sì rispetto al no, ma c'è comunque la probabilità che esca no. Vai! Non so perché, ma so già come andrà. Ho già un'idea. Attenzione, ecco qua. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Mi tocca sempre shoppare. Quindi ce ne andiamo proprio qua. Kenji, 29,99 €, brawler leggendario. E qui c'è anche una sua skin. Addirittura 10.000 bling alla fine. Wow. Ok, ci regala anche 80 gemme. E allora direi che ci siamo. Andiamo su di lui. 29,99 € e vai! Attenzione, perché sta per succedere! Conferma acquisto! E 3, e 2, e 1! Eccolo Kenji! Mamma mia! Abbiamo il nuovo brawler leggendario di Brawl Stars e abbiamo di nuovo tutti quanti i brawler del gioco, ma ora voglio maxarlo. Attenzione, perché qui possiamo anche riscattare le varie cose. Eh sì raga, ce le va a riscattare tutte quante subito. Ok, ma le riscatteremo dopo. Questo abilissimo chef gestisce un ristorante di sushi nel cuore dello Star Park e sembra avere un passato turbolento che vuole nascondere a tutti i costi, ma il suo sushi è talmente delizioso che a nessuno importa un granché. A me il sushi fa schifo, ma va bene, va bene. Adesso andiamo a selezionare e lo proviamo a livello 1. Mamma mia. Allora, io non so minimamente come funzioni. Oddio, c'è un Edgar, oddio. Ma raga, ma ogni colpo cambia attacco? No, cioè prima una volta ti dascia, una volta poi ti fa l'attacco tutto quanto così. Oddio, aspetta, ma è veramente assurdo. Cioè guardate, o ti dascia o ti fa l'attacco in avanti così, bene. Mentre testiamo la super, oddio, lancia un pesce, l'ho travinto. Ma che cavolo, vediamo Mortis contro Kenji, lotta tra spadaccini, anche se lui ha una pala. Mamma mia, abbiamo distrutto anche lui. Ce ne andiamo qua, ci buttiamo qui addosso. Allora, devi avere anche una giusta mira, per utilizzare la super. Però sembra essere veramente fortissimo, raga. Forse è veramente uno dei bro più forti del gioco. Guarda, noi ci lasciamo qua, pam pam. L'abbiamo distrutto. E poi ce l'hanno stillato, maledetti. Allora io vi dico, venite qua. Scontro finale, Kenji con 12 power up. E raga, questo è di livello 1, Livello 1 e già sembra essere molto molto forte. Ma voglio vedere livello magari 3, 4, 5, livello 11. Ma la camminata è un po' buggata o sbaglio? Mo è un problema mio di lag oppure è proprio lui rotto? Non lo so. Allora, Kenji contro Miko è stato veramente semplicissimo e ci siamo portati a casa la prima partita! Star drappino per noi, raro, va bene così. E adesso lo andiamo a maxare? Aspettiamo un attimo, perché ogni potenziamento lo deciderà la ruota degli upgrade. Come vedete qui ci sono vari step, alzo di dei livelli, compro un gadget e poi addirittura shop una skill lunare e star drop leggendario. Veramente non ha senso, io dovrei soltanto pensare a Kenji, ma va bene. Qui quando ho usato di shoppare mi fanno sempre esagerare. Vai, fammi alzare di livello questo cavolo di brawler, perché secondo me può diventare veramente fortissimo. Oddio, alza Kenji di 3 livelli, partiamo benissimo. E quindi eccoci, 1, 2 e 3, Kenji di livello 4. Lo voglio provare su tutte le modalità, quindi ora dovremmo vincere per poterlo potenziare ancora una foot brawl. Andiamo con calma, le quelle lì più succulenti tipo le KO me le voglio tenere per dopo. E voi shopperete Kenji? Secondo voi è il brawler più forte del gioco? Oppure aspetterete che uscirà e lo sbloccherete con i crediti come le persone normali? Attenzione, vado! Ok, ci hanno divorati. Ci hanno divorati perché giustamente erano in tre di loro. Ma noi lì in mezzo abbiamo fatto veramente una strage con la nostra spadozzola. Attenzione, perché lì potrebbero fare gol, Avviciniamoci piano piano. Natalia ha segnato. Va bene, va bene, va bene. Ma qui le partite durano troppo poco. E qui facciamo così. Pam pam pam.
E il bello è che poi lui si trasporta con il pesce, però alla fine il gol non è che lo fa. Cioè, non è il gol, volevo dire, non è che poi si teletrasporta insieme al pesce. Lui rimane indietro. Veramente strana questa cosa, ma la partita diciamo che è andata avanti molto facilmente. Abbiamo vinto proprio in modo semplice, quindi sapete che vi dico, me ne voglio giocare un'altra. Attenzione raga, perché siamo contro un certo Skibidi. E non vorrei avere problemi con lo Skibidi qua, perché potrebbe essere veramente un gran casino. Ammazzate Bull e Kenji, è pure un calciatore proveniente dalla Cina, il miglior calciatore che ci sia. Guardate, tra l'altro siamo in una lobby con tutti gli ultimi brawler, perché ci sta sia Kenji, Mo e pure Draco. Wow. E vinciamo anche questa. Vinciamo anche questa. Sarà perché siamo bassi di coppe sicuramente, ma siamo anche troppo forti, quello è poco ma sicuro. Benissimo, l'abbiamo già portato a 35 trofei, ma ora bisogna spinnare ancora. Vai 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 vai. Attenzione, shoppa skill lunare. Ma dai, ma io volevo potenziare Kenji, non shoppare una skill lunare. E ragazzi, ma d'altronde la ruota questo ci dice, e noi questo dobbiamo fare. Ora, come skill lunare, io sapete che vi dico? Shopperei lui, questo Dynamike molto particolare. Sì, mi piace con questa maschera, con questo nasone lungo. Va bene, 99 gemme pure in sconto e lo andiamo a prendere. Cioè ragazzi, io dovevo potenziarmi Kenji, perché adesso ci sto buttando gemme su altre skin? Non lo so, ma è tutta colpa della ruota. Ma adesso, visto che abbiamo appena shoppato, direi andiamo avanti con questa sorta di mini pass di Kenji e ci pigliamo queste 80 gemme, perché almeno ci andiamo a recuperare quasi tutto quanto il budget. Poi dopo proviamo anche la skin dell'anguria. Io mi testerei una bella sopravvivenza in tre, perché da solo potrebbe essere un ninja solitario, ma con i compagni invece come si comporta il Kenjino? Che tra l'altro abbiamo anche il potere della spatola, questa qui che dovrebbe fare un male cane. Quindi attenzione, attenzione. Allora qua ci sono questi quattro cosi che noi con Kenji dovremmo riuscire ad aprirceli tutti e quattro. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Vai, boom. E abbiamo già 10 power up. Ma di che stiamo parlando ragazzi? Qua facciamo le stragi. Allora potremmo fare veramente un record di power up, anche perché tipo qua ce ne sono questi che ne hanno 5. Quindi io, se mi avvicino e provo a fare una strage, mi metto col pesce. Mannaggia, li ho missati per veramente poco. Però qui attenzione, no! E raga, vedete, chi troppo vuole nulla stringe. Io volevo arrivare a 20 miliardi di power up, ma sono morto e non ce la faremo. Peccato, peccato. E vabbè, torneremo in vita, probabilmente vinceremo lo stesso, ma io volevo arrivare a 20 power up. Guardate, questi erano 17, ed è anche grazie a me, adesso ne ho 0. Immeritato, immeritato, veramente immeritato. Madonna, questi qua penso che one shot i nemici, veramente una roba impressionante. Ecco qua, one shotato, distrutto, mamma mia, senza pietà proprio. Abbiamo un'altra squadra, dove si nascondono? Qui il sicario Kenji sta arrivando per voi. Ma poverina, ma c'è una povera Shelly senza nemmeno un power up, che stava girovagando in mezzo ai cespugli. Veramente mi faceva pena, mi faceva veramente pena. Ma adesso torniamo indietro, ci prendiamo questi altri trofei e finalmente possiamo spinnarci un'altra ruota, così che potenziamo Kenji e non ci shoppiamo skin. Allora, però devi darmi qualcosa di fattibile, per cortesia, non darmi star drop leggendario. Non posso comprare il gear ancora. Quindi vai, spinniamo di nuovo e adesso però dacci qualcosa di serio. Oddio! Ma dai, ma che roba. Alza Kenji di un livello. Grazie, sì. E ragazzi, la ruota comanda. Ci si può fare veramente poco, quindi l'alziamo di un mistero livello e lo portiamo a livello 5. Proviamo una KO 5v5. Queste partite sono belle interessanti, sono particolari. Ma se Kenji ammazza i brawler come taglia i pesci, allora sicuramente avremo la meglio. Mo, siamo su questa mappa incredibile. Mi fa gasare quando li faccio. Rigo, 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 rigo. Mamma mia, distrutto veramente. Cioè, se noi andiamo sotto a un bro... Oddio no, ma cos'è sto lag? Cioè, stavo dicendo, se noi andiamo proprio sotto sotto ai brawler e li iniziamo a colpire, cioè veramente non c'è scampo, non c'è scampo. Guarda lì come lo abbiamo sciabolato. Oddio, ma si è killato tutti. Ero rimasto solo io in vita. Ma cosa è successo?
Ok, è stato veramente strano. Ma adesso ragazzi non facciamoci distrarre, perché dobbiamo portare a casa la partita prima di subito. E qui i nostri amichetti si stanno potenziando parecchio e potrebbe iniziare a essere un gran problema, Quindi avviciniamoci per quanto sia possibile. Benissimo, lanciamo un po' un pesciolon. Questo qui si prova a curare, si prova a scudare, ma noi utilizziamo ancora la nostra spada da ninja e li distruggiamo tutti, mamma mia! 8 trofei, mamma mia, mi sento veramente potentissimo. Sì Kenji, sì, 62 lì, continuiamo a guadagnare cose, ma adesso lo potenziamo ancora. Potenziamo Kenji! Oddio! Altri 3 livelli! Bene così! Allora, lo portiamo al livello 8. Le cose quasi iniziano a fare serie. 1, 2 e 3. Benissimo, ce l'abbiamo. No, aspetta, non si è fatto livello 8. Fermi. Dobbiamo potenziarlo ancora una volta. Eccolo! Kenji livello 8. E adesso potremo anche shoppargli gadget e gear. Ma sapete ora che voglio fare? Me ne voglio andare su duelli, ma voglio provare una sfida. Voglio vincere una duelli senza mai morire con Kenji. Cioè devo battere tutte e tre i brawler solo con Kenji. Se Kenji mi muore, allora dovremmo restartare. Ok, iniziamo con... Oddio, iniziamo con Clancy, che sicuramente non è facile. Però ragazzi, possiamo farcela. Dobbiamo fare i ninja. Noi siamo fatti per questo, siamo conosciuti per questo. Quindi chi meglio di noi può ninjarsi? Allora, recuperiamo sta cavolo di vita, perché qua questo Clancy che ci colpisce dalla distanza chiaramente potrebbe essere un problemino. Benissimo, gli andiamo sotto, lo iniziamo a danneggiare. Sei! Kenji, non perdona! Non perdona! Abbiamo anche Willow, ma adesso Willow lei mi bombarda così, quindi potrebbe essere un piccolo problema a questo punto. Finché non ci si carica la super, ragazzi, qua Willow è problematica, perché noi non abbiamo modo per attaccarla, dannazione. Non abbiamo proprio modo, a meno che non riusciamo ad avvicinarci ma il massimo possibile, magari in un modo molto furbo, anche se lei sta continuando a girare. Giro tondo, casca il mondo, casca la terra, ma adesso caschi tu. No! 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 Fermi! Oddio! Ma fregato! Ma buttato nella safe, non ci posso credere. Ragazzi, una sfida era una sfida e va portata a termine. Siamo morti e quindi dobbiamo riprovarci. Allora, innanzitutto iniziamo a ninjare su di lui. Madonna mia, però attenzione, perché la super, per quanto possa sembrare, non è facile da usare, perché dobbiamo essere precisi, Bisogna anche cercare di predictare i movimenti dell'altro. Ragazzi, non è semplice. Proviamo a pesciare in questo modo, vedete? E il primo si è fatto il saltellino ed è scappato via, ma noi lo abbiamo ammazzato! Vai Kenji, manca l'ultimo brawler, lo ammazziamo e abbiamo vinto la sfida e posso potenziarti. Finalmente, il tuo sogno! Let's go! Tutti fatti con Kenji, veramente immortale il nostro Kenji, troppo forte! E vai, e mo possiamo potenziarlo come vogliamo noi, tranne per l'abilità stellare. E giustamente ci esce lo Star Drop leggendario. Mi sembra ovvio. Per lo Star Drop leggendario tocca shoppare altri verdoni, come se già non ne avessimo shoppati abbastanza in passato. Andiamo qui sul Krusty Krab e sicuramente qualche offerta dovrebbe esserci. Eccola qua, 3 Star Droppini più Star Drop leggendario. Ragazzi, la ruota è sacra e bisogna accontentarla. Quindi super raro. Va bene. Oh, attenzione, emoticon di Clancy. Poi abbiamo epico, bene. Ora mi dai mythic. Oh, skin di Lily, così a caso, va bene. Frago Lily, bella questa. Andiamo avanti, raro, va bene. E adesso prepariamoci, perché c'è il leggendario. Come ci ha detto la ruota, forse era un segno, perché da questo leggendario ci uscirà qualche gadget di Kenji. Speriamo. Ok. Skin di Willow, ti devo dire, raga, è pure bella, va bene, me la prendo. Ci facciamo una raffa gemmata, perché ragazzi la KO me la voglio tenere per dopo.
quando lo avremo maxato e potenziato al massimo. Quindi teniamocelo un po' calmo il nostro ninja samurai, che però è difficile utilizzare sta super, non ti dà certezze, cioè devi essere proprio forte 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 a mirare. Va bene, bisogna masterarlo, bisogna migliorare, chiaramente non è facile, non può essere troppo rotto perché diventa poi davvero troppo troppo forte. Però tipo lì che vedo un po' di gente, ecco, gli abbiamo fatto già un bel po' di danni e questa cosa può essere già interessante. Benissimo, rimaniamo qui dietro, attenzione perché ci stanno bombardando anche parecchio, quindi siamo un attimo in difficoltà, ma anche di parecchio voglio dire, quindi rimaniamo calmi. Rimaniamo calmini, perfetto. Ci prendiamo quest'altra gemmozzina. Poi tu sfi è così, io vado di qui, poi faccio bla bla bla. Ecco qua. Ho voluto esagerare e me la sono presa a quel paese. Ma se utilizzo la super e mi teletrasporto con Kenji, poi prendo anche le gemme? Non lo so, non saprei ragazzi, non saprei. Dovremmo provare. Me l'ha rubata, pezzo di. Vabbè, 13 secondi, dovremmo riuscire comunque a vincere con abbastanza semplicità, in teoria, lo spero veramente. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, le stiamo vincendo tutte, tranne quella duelli che era parecchio complicata. Ma questa anche è un'altra vittoria che ci portiamo a casa. E abbiamo raggiunto i 21.000 trofei. Madonna, grazie, 300 monete, veramente ottime, grazie, ne avevo proprio bisogno. Ma vediamo ora che cosa ci esce da questa dannata ruota, che adesso ci farà shoppare parecchio perché, oddio, di 3 livelli, ancora. E adesso sapete cosa facciamo? Adesso ne spinno 2 di ruote. Ora faccio questa, quindi lo alziamo di 3 livelli. E poi ci andiamo a fare anche un altro spin. Vediamo cosa ci esce. Compro un gear. Ragazzi, ci sta. Mi sa che prenderò come gear. Allora, velocità. No, non so se gli serve. Supervista, non so se gli serve. Rigenerazione, difesa. Forse difesa. Perché secondo me Kenji è uno che deve andare molto sotto, quindi ha bisogno di più vita. Poi magari mi sbaglio perché boh, io sono solo scarso. Ma adesso sta arrivando il momento tanto ambito. Livello 9, livello 10 e ufficialmente livello 11. Wasabi! Lo abbiamo portato a 7600 di salute con 1500 di attacco. Muah. E mo ce ne andiamo su KO. Con Kenji maxato, KO è proprio la scelta adatta. Sembra di essere un episodio di JoJo. Adesso guarda, allora, qua in mezzo stanno iniziando già a fare problemi. Io adesso li pusho con la mia spada. Vieni qua. Kenji è troppo forte. Sed Big Boom, eccoci qua. Adesso facciamo una bella sciabolata qui, bellissima. Poi manco il tempo di utilizzare il pesce, però veramente ragazzi è stata flash sta partita, troppo semplice. Eppure l'abbiamo quasi a 100 trofei, quindi dovrei iniziare a trovare gente un po' più seria, ma a quanto pare ancora no. E vabbè, adesso sapete che vi dico? Ce ne andiamo sul negozio e ci andiamo a riscattare la skin, perché giustamente non dimentichiamoci che abbiamo pure la skin di Kenji. Noi abbiamo preso Kenji e non usiamo la skin. Ovvio. Kenji a fetta frutta. Manco fosse su Frutti Ninja, lo prendiamo e ci pigliamo anche sinceramente questi 10.000 bling che non fanno male. Beh, sono pure tanti. Vediamo il destino, cosa ci vorrà prendere prima, se un'abilità stellare o un gadget. Il gadget. L'abilità stellare vuole tenermela per ultima, ci sta. Allora, sono due gadget molto interessanti, perché ce n'è uno che ti fa recuperare il 75% della salute persa coi danni subiti negli ultimi 3 secondi. Ok, e quindi potrebbe essere veramente utile. Ma potrebbe essere utile anche la pergamena su Shisonson, che segue solo attacchi di scatto nei 3 secondi successivi all'attivazione del gadget. Quindi potrebbe essere molto utile per andare verso i nemici. Raga, io li prendo entrambi. Scusate. Le prendo entrambi perché mi immagino che possono essere molto forti entrambi. Ma per il meno voglio utilizzare prima lui. Ce ne torniamo su Foot Brawl, che potrebbe essere la modalità dove magari è più utile scattare e fare qualche dashata in avanti. Quindi vediamo se effettivamente può tornare utile come una sorta di Mortis. Vediamo, allora iniziamo qui a fare già un po' di danni, perché chiaramente i danni servono. Allora, io adesso utilizzo il gadget, quindi faccio così. Ragazzi, attenzione.
Attenzione perché, vabbè, ma io l'ho usato male, ma può essere molto molto forte. E qui facciamo veramente una strage, mamma mia che strage incredibile. Guardate, attivo il gadget, faccio così e sono arrivato in porta. Ma vabbè, ci sta questo che addirittura sta facendo il tricchettozzo. Vabbè, ci vinciamo la partita. Ma teniamo conto questo gadget che è molto utile. Ora lo andiamo a cambiare perché andiamo a provare anche l'altro, perché ora ci dobbiamo shoppare anche ovviamente l'abilità stellare. Ma prima vediamo se ci esce nella ruota. Chi lo sa? Speriamo di sì. Secondo me, mi sento fortunato, mi esce l'abilità stellare. Mamma mia ragazzi, sono proprio Nostradamus. Se Kenji viene colpito per 5 secondi, l'attacco successivo che subirà gli causerà il 90% di danni in meno. Che è veramente strano, perché che vuol dire 5 secondi? Cioè per 5 secondi deve essere sempre attaccato? Non lo so. Mentre questo ti dà una distanza più lunga. Però dai raga, questo qua non lo so, mi fa sentire più sicuro. Raga, ultima partita. Io direi che ce la facciamo sempre su KO, perché questa è la modalità di Kenji. E questa è la modalità dove deve riempire tutti di spadate fino alla morte. E quindi ce ne andiamo ancora qui e ce ne andiamo a portare a casa un'altra vittoria. Vai! Allora, adesso abbiamo sia il gadget che ti cura un sacco. Ecco, vedi, adesso guardate, guardate, guardate! Raga, attenzione, perché può essere veramente utile! Mi ha fatto recuperare un sacco di vita! Fermi, perché questo, se tu sei uno che gioca a pushare le persone, può essere veramente utile che tu gli vai sotto sotto, lo utilizzi e ti recuperi un sacco di vita. Vabbè, lì c'è un angioletto che veramente mi fa pena quasi. Vabbè, abbiamo vinto! Abbiamo visto il funzionamento dei vari gadget. Uno di quelli era gadget, abilità stellare, non lo so, ma credo sia stato più grazie al gadget. Lo scopriremo sicuramente meglio prossimamente. 100 si trofei con il nostro Kenji penso siano più che abbastanza. Ci andiamo ad aprire questi 3 star droppini. Oh, mitico! Così, a caso, completamente. Vabbè, Shelly ci fa un applauso perché abbiamo utilizzato bene Kenji, secondo me. Altro super raro e per finire, raro, benissimo. Ci vediamo in un prossimo video e ciao ragazzi. What the, what the, what the, what the?